anomalie uniche che nella storia del Pineto non hanno mai vestito i nostri giocatori, a partire, ecco, dalla maglia blu e azzurra, che l'abbiamo fatto esordire questa maglia a Vasto, che purtroppo non come risultato, però è stato bellissimo come scenario cromatico, dove l'abbiamo visto per la prima volta i nostri giocatori indossare questa maglia. Prima di questa, però, dobbiamo dire che a Salò, contro il Feralpi Salò, squadra di C, abbiamo indossato la maglia che riproduce bianca, che riproduceva anche stilizzata la Torre di Cerrano. E questa è una maglia affascinante per il nostro territorio, per la nostra storia, ed è piaciuta molto anche ai dirigenti del Feralpi Salò, che hanno ammirato molto, hanno apprezzato molto il lavoro della Errea, la società, diciamo, di abbigliamento sportivo, che ha sposato questo progetto e ha realizzato queste maglie. E quindi, tant'è che questa maglia io l'ho mandato a loro ed è stato molto gradito. Riguardo il protocollo, mi è arrivato, però non sono riuscito per i miei impegni a leggerlo bene. Se quello che attualmente c'è è che almeno 72 ore prima ciascun giocatore di ciascuna squadra deve seguire il tampone antigenico fluorimetrico, cioè quantizzando la negatività del tampone, no? Per sfortuna la positività. Per quanto mi riguarda me, nella mia professione, diciamo che il Pineto, il Giulianova, il Notaresco, il Castelnuovo, Lavastese fanno capo al mio laboratorio su questo e quindi ho semplificato a loro il protocollo proprio di screening dei giocatori per quanto riguarda i tamponi Covid. Tant'è che siamo già d'accordo mi ha telefonato il presidente, ecco, del Notaresco, l'amico Salvatore, perché domani viene il Notaresco in laboratorio a fare i tamponi per avere, come dire, una preparazione tranquilla, tale che se ci dovesse essere qualche ragazzo contagiato si possa allontanare ed evitare che ci sia un contagio di massa, come purtroppo è successo alla Recanatese. E poi, ecco, siccome riprendiamo il 6, il 4, lunedì 4, dobbiamo ripetere i tamponi a tutti. Ripeto, io come solidarietà sportiva ho dato la disponibilità, chiaramente della mia struttura clinica per eseguire questo, quindi semplificando a loro moltissimo la vita. Dove mandiamo immediatamente i dati, sia alle società sia alla piattaforma regionale per quanto riguarda i protocolli sanitari. Io mi auguro che al di là delle nostre divise, delle maglie che sicuramente fanno la loro parte, mi auguro che la squadra risponda bene a quelli che sono i nostri progetti, le nostre aspettative. Il Pineto ogni anno cerca di fare squadre ogni anno competitive, a volte ci riusciamo un po' di più, a volte un po' di meno, ma io non mi lamento perché il calcio è così, non c'è nulla che puoi progettare in termini, no, di vincere un campionato.